tutti, sono Eugenio Simoni e oggi siamo a Ponte Alto, è una piccola frazione del comune di Castel Sant'Angelo in provincia di Rieti. Siamo nell'entroterra laziale e alle pendici del Monte Terminillo. Siamo qui per vedere come si esegue la ricetta tipica della pasta all'arrabbiata. Oggi la eseguiremo nel sagrato della chiesa di Ponte. Abbiamo scelto questo luogo perché la nostra chiesa dal terremoto di Amatrice del 2016 è inagibile. La ricetta è tipica di questi luoghi, forse la parte piccante probabilmente è stata portata soprattutto dalle famiglie calabresi che vennero negli anni 30 dello scorso secolo in questi luoghi per lavorare nelle miniere. E adesso andiamo a vedere come si fa la ricetta tipica della pasta all'arrabbiata. Vi presento i cuochi storici Alberto Tomassetti e Francesco Gregori. Vi lascio nelle loro mani. Buongiorno, io sono Alberto Tomassetti. Sono Francesco Gregori. Praticamente sono stato un allievo di Francesco Arcidiaco, che è il primo cuoco insieme al cognato Natale che hanno, diciamo, qui nella zona nostra più o meno inventata questa ricetta, che sarebbe formato da determinati ingredienti: pomodoro pelato, non passate e non pomodori a pezzettoni, aglio, peperoncino, olio nostrano prodotto nella zona nostra del comune di Castel Sant'Angelo, queste belle penne rigate un po' a torte. E questa è una ricetta tradizionale che funziona da 51 anni. Io e Alberto siamo stati i loro allievi, diciamo, e da 51 anni la portiamo dove noi svolgiamo praticamente questa bella sagra che richiama un'infinità di gente che viene da tutti questi paesi limitrofi, dalle cittadine, da Rieti, vengono da Roma, da Ascoli Piceno, ad assaggiare e assaporare questa ricetta nostra. Adesso, se volete, facciamo vedere come funziona questa ricetta. Alberto taglierà l'aglio. 50 anni fa facevamo i pezzettini di aglio, poi dopo le signore, i bambini, non accettavano questi pezzettini di aglio che circolavano in mezzo al sugo. Con l'avvento della tecnologia è arrivato questo prodottino qua. È uno schiaccia aglio che noi abbiamo schiacciato, lo mettiamo dentro la pentola. Eccolo, la pentolina. Poi dopo tagliamo il peperoncino, pure questo a pezzettini molto piccoli, o col coltello o con le mani sbriciolate, eccetera eccetera. Poi schiacciamo questo bel pomodoro, questo bel pelato, con le mani, sempre con le mani. Deve rimanere anche un po' di pezzetti, no? Perché si usa questo, diciamo, il pelato, perché ecco, rimane qualcosa così che è gradevole poi insieme a queste belle penne rigate. Ci stanno i grandi chef che dicono magari che la penna rigata non va bene, che ci vuole la penna liscia, però noi, siccome siamo nell'entroterra del Lazio, ci piace un po' addobrare questo. Ecco qua, mettiamo dentro. E adesso mettiamo a cuocere, mettiamo un po' di sale. Fammi vedere. No, metti a ecco, toglio. Serve un altro po' di olietto. Ecco qua. Mi sono un po' bruciacchiato, ecco qua. Ecco. Per l'esecuzione di questo sugo all'arrabbiata, per avere un buon sapore, ci vogliono circa 3 ore, diciamo, sempre controllandolo. E un buon cuoco deve sempre assaggiare per avere alla fine un buon sugo, un buon prodotto. Per arrivare alla piccantezza di questo sugo, ci diceva Francesco a noi che bisognava assaggiarlo con un pezzettino di pane, con una mezza fetta di pane. Se era perfetto per noi, sentivamo questa piccantezza in bocca, praticamente sarebbe stato perfetto anche per i commensali. Però qual è il segreto? Che te devi bruciare in bocca. Saranno buonissime. Poi adesso, quasi pronto. Che è quasi pronto, si può fare. Le 3 ore, anche, diciamo, stiamo. Mette a cuocere la pasta perché il sugo. Adesso cuociamo la pasta. Ecco, l'acqua sta a bollore, Alberto, possiamo via la pasta. Pasta. Ecco la pasta. Mettiamo la pasta dentro. Ecco qui. Ecco, la pasta l'abbiamo messa. Adesso ci vorranno circa 10-12 minuti. Thank you.
mettiamo un po' di sugo e ecco, poi scoliamo la pasta, bella scolata dell'acqua. Ecco. Ancora sugo. Deve essere buona, parecchio sugosa. Devono rimanere i pezzettoni, ecco, vedi che non è una passata. Ecco. A posto. Siamo pronti per l'assaggio. Eccola, vedi? Bel sugo. Eccola. Allora noi stiamo impiattando, però boh alla contadina, insomma, boh a volo, perché alla sagra ci stanno tante persone, perciò dobbiamo un po' correre i giorni della festa. C'è la ressa, c'è gente tanta, a me, Franco, Francesco, a me, che non mi riconosci? Franco. Dammelo prima a me, no, io non posso darlo prima a te. Nonostante tutto, seguitiamo a fare questa arrabbiata, anche con tutte le disgrazie che sono capitate, e cominciamo a mangiare. Buon appetito a tutti. Mi sta pizzicando la lingua. Buonissima, mi faccio complimenti da solo. Alberto diceva, nonostante tutto, andiamo avanti con queste tradizioni. 4 anni fa c'è stata la disgrazia di Amatrice, Accumoli, Macerata, tutte queste zone, tutto distrutto. Poi l'anno scorso è venuto il Covid, quest'anno ancora c'è. Noi siamo caparbi, andiamo avanti e continueremo per questa strada, con questa famosa vecchia ricetta delle penne all'arrabbiata alla pontese. Grazie a tutti e grazie a voi che ci avete dato questa opportunità di promuovere questa nostra ricetta vecchia di 51 anni. Grazie di tutto. Ciao. Arrivederci, ciao. Ciao, sono Francesca Preda, ci troviamo qua a Idillio Bea Preda, un ristorante nel cuore di Roma e nel cuore del The Pantheon Iconic Hotel. Oggi facciamo un piatto della tradizione in un viaggio di contaminazioni. Cambieremo i colori dell'arrabbiata, quindi anziché usare un pomodorino rosso lo useremo giallo. Pomodorino giallo, quindi sia conserva che fresco, peperoncino in questo caso verde e giallo, prezzemolo e l'aglione. Un po' più leggero, un aglio un po' meno invasivo, perché lo andremo a mettere in 3 preparazioni distinte che poi si uniranno in un solo piatto. Partiamo con l'aglione. Gli togliamo l'anima interna, andiamo a sminuzzarlo. La parte che vi è rimasta del gambetto la mettiamo in un olio e quindi andiamo a fare un olio aromatizzato che useremo poi per mantecare. Invece questo lo dividiamo in 2 parti. Una parte andiamo a mettere qui nella nostra ciotolina e faremo una sorta di insalatina di pomodorini gialli che vi racconto, e poi l'altra parte la mettiamo in padella perché andiamo a fare la base dell'arrabbiata. Andiamo a dare una cromatura diversa alla nostra arrabbiata con 2 peperoncini, uno verde e uno giallo. Andiamo a togliere i nostri semi. Andiamo a mettere tagliato in padella. Quindi abbiamo creato la base per l'arrabbiata: aglio, peperoncino e olio d'oliva, e la andiamo a soffriggere in un padellino. L'importante è l'aglio e il peperoncino, farlo andare delicatamente, quindi non troppo aggressivo, e non fate raggiungere mai il colore un po' troppo dorato, perché poi l'aglio prende quella sensazione poi di poco digeribile. Lo andiamo a fare molto lentamente e lo facciamo prendere giusto un leggero colorino, anche perché, come dicevo prima, l'aglione è leggero. Quindi facciamo una salsa all'arrabbiata gialla, yellow, con una conserva di datterini, che può essere anche una passata di datterini, ma l'importante è che siano gialli. Abbiamo aggiunto il sale e la facciamo andare lentamente per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Il datterino è molto dolce, quindi non ha bisogno di questa cottura lunga, c'ha poca acidità, si fa volere bene.
abbiamo usato la punta del peperoncino, mentre la parte centrale la andiamo praticamente a tagliare a lamelline, in questo modo. E anche se poi è un piatto super italiano, ho preso ispirazione dai tacos. Quando vedete quelle lamelline di peperoncino che stanno soprattutto quel formaggio, quell'avocado, quel croccante. E lo andiamo ad aggiungere all'aglio tritato. C'è rimasta l'ultima parte del peperoncino, non sprechiamo nemmeno questa, e l'andiamo a mettere in un olio aromatizzato. Prima ci abbiamo messo degli scarti di aglio, adesso ci andiamo a mettere il gambetto del peperoncino e lo lasciamo così in infusione per un po' di tempo. Quindi questa è una preparazione che potete fare anche un pochettino prima e lasciate là l'aglio e il peperoncino nell'olio in modo che l'olio si aromatizza. È un olio poi che potete tranquillamente tenere, perché comunque è un olio piccante con un po' d'aglio, lo potete mettere per aromatizzare altre paste, quindi non buttatelo via. La seconda preparazione l'abbiamo terminata, adesso concludiamo con la terza. Quindi andiamo a fare questa insalatina a crudo di aglio, lamelle di peperoncino verde e giallo e i pomodorini freschi gialli. Aggiungiamo i pomodorini gialli, un pizzichino di sale e nell'arrabbiata non può mancare il prezzemolo. Anche se poi si vocifera che a Castel Sant'Angelo, in provincia di Rieti, dove è nata l'arrabbiata, non ce lo metto. A casa mia si mette. Andiamo ad aggiungere il prezzemolo nella insalatina e ci aggiungiamo un pochino d'olio. L'insalatina è pronta, ci siamo quasi, butterei la pasta, perché mentre si cuoce la pasta, quei 3-4 minuti, abbiamo il tempo per frullare la nostra salsa all'arrabbiata. La salsa all'arrabbiata è pronta, ho fatto i suoi 10-12 minuti di cottura, adesso la andiamo a frullare. L'arrabbiata solare è in padella, la pasta sta cuocendo, la facciamo andare 5-6 minuti, poi la finiamo in padella in modo che questa arrabbiata la penna l'assorba tutta. Non buttate mai l'acqua della cottura della pasta e tenetela da parte, perché poi andiamo ad aggiungere un po' nella penna. L'aiuta sicuramente a legare. Siamo a cottura, quindi andiamo a spostarlo dal fuoco, ci andiamo ad aggiungere l'olio aromatizzato che abbiamo fatto in precedenza e il tocco finale ci andiamo ad aggiungere la nostra insalatina di pomodori, peperoncino e aglio, ma giusto proprio alla fine, che deve prendere solo un po' di calore, quindi ci lasciamo quella croccantezza che il tacos insegna. E lontano dal fuoco gli diamo una mantecata. Impiattiamo. Un'arrabbiata, avete visto, semplice, con qualche nota diversa, con qualche colore diverso, ma abbiamo parlato di 3-4 ingredienti, abbiamo parlato della nostra tradizione. Intanto questa è la nostra arrabbiata solare. Divertitevi a fare questa arrabbiata, semplicissima, 3-4 ingredienti, potete usare anche gli altri passaggi per altre preparazioni come abbiamo raccontato. Provateci a casa, avete le vostre versioni, sbizzarritevi, fate quella che volete, ma non arrabbiatevi troppo. È uscito Originale Gourmet, il primo libro di Italia Squisita, tante ricette tra cui anche una mia, un risotto alla marinara.